c'è il podio, anche l'intervento adesso della nostra laureata illustre. Grazie, grazie davvero per questo riconoscimento. Quando il sorrettore diceva mai avrei detto di sedermi a quel posto, ma neanche io avrei mai detto di ritrovarmi qua tra gli studenti più meritevoli. E quindi io con grande emozione oggi raccolgo questo riconoscimento, questo premio, perché la mia vita, io effettivamente, è partita da qui, da questa università, in quanto è una vita che io i 4 anni, 3 anni una sessione, diciamola, va? 3 anni una sessione, io l'ho svolta qui, ma vivendo intensamente il periodo universitario. E quindi io credo anche che l'università, sì, certo, ti insegna, ti dà un metodo di studio, ti dà un metodo di quello come affrontare le varie situazioni, ma soprattutto ti dà un metodo di vita. E questo lo diceva anche il sindaco, che ringrazio per le belle parole che ha avuto, ma dovuto anche all'amicizia evidentemente che abbiamo tra di noi. Però l'università deve essere sicuramente un posto, un luogo dove i ragazzi devono imparare a crescere e soprattutto crescere insieme secondo dei valori, perché secondo me è importante certamente avere le conoscenze, e poi tu hai, lo riconosci con il voto di laurea che prenderai, ecco, la dottoressa, prossima dottoressa Pagano, la più brava dell'università. È importante essere bravi, ma è importante anche avere una serie di, diciamo, di altre doti, che sono quelle che poi ti portano ad affrontare le situazioni più complicate con quella fermezza, con quel senso di responsabilità, con quel senso delle istituzioni che deve essere in ognuno di noi. Ecco, io nella mia attività da Ministro dell'Interno mai avrei pensato a settembre 2019 di essere chiamata a questo importantissimo incarico. Devo dire che sono stata molto onorata, lo potete immaginare, chi ha fatto una vita in un'amministrazione e poi vieni chiamata ad assumerne il vertice. Devo dire che è assolutamente una grandissima emozione iniziale. Poi ti tremano davvero i polsi, perché tu ti rendi conto immediatamente dopo di tutti i problemi che ti trovi ad affrontare, che l'hai affrontati sempre in 40 anni di carriera, ma l'hai affrontati, diciamo, in un'altra situazioni, in un altro, svolgendo incarichi diversi, però tutto poi è servito, soprattutto il fatto di essere, ecco, come dice il sindaco, dice ricordiamoci che poi è partita da qua, e quindi evidentemente anche il metodo per affrontare le situazioni le più difficili, il metodo di perseguire dei risultati con quella mai farsi prendere dall'agitazione. Ecco, io una dote ho che non riesco sempre a mantenermi fredda rispetto a decisioni da prendere, perché dico sempre che laddove mi dovessi far prendere da sentimenti diversi non riuscirei a svolgere il compito che purtroppo insomma, che attualmente svolgo. E momenti difficili vi assicuro che ne ho avuti, ma ne ho avuti non pochi, ne ho avuti moltissimi, perché è facile tante volte anche
quando si trattano, parliamo di argomenti sensibili, argomenti che comunque vanno a incidere sulla quotidianità. Il Ministro dell'Interno è responsabile di tutto quello che accade nelle nostre città, di tutto quello che accade nel nostro Mar Mediterraneo, di tutto quello che riguarda un ordinato vivere civile. E allora questo fa sì che affrontare insieme, in squadra, insieme alla struttura che io conosco alla perfezione, insieme alle varie componenti dell'amministrazione. Ecco, io sono stata agevolata certamente rispetto ad altri, perché arrivare nella mia amministrazione e conoscere come è organizzata, come è strutturata, come bisogna affrontare le problematiche che di volta in volta ti trovi davanti. È chiaro che quando l'hai già fatto, seppure i ruoli diversi, sai come muoverti, ecco, in un'amministrazione. Non siamo certo abituati a quella che è la pressione che deriva casomai dalla politica, perché poi sono argomenti sensibili e su questi argomenti incide inevitabilmente la politica. Adesso abbiamo le spalle anche per affrontare questo, perché dopo i primi momenti adesso abbiamo capito anche come si fa a sopportare tante altre, diciamo, questioni che ti portano alla ribalta spesso e volentieri. Però sapendo di fare un servizio al mio paese, di lavorare e impegnarmi per degli ideali che hanno portato, mi hanno portato così avanti, dove, ripeto, non pensavo mai di dover arrivare, ma diciamo sono quegli ideali che tu c'hai dentro di te. Siamo cresciuti, ognuno di noi, vedo qua tante forze di polizia, tanti colleghi, e noi sappiamo che quando poi iniziamo una carriera lo iniziamo pensando mai a noi stessi, ma a quello, al nostro comportamento, che ha delle risvolte e delle ricadute sulla vita dei cittadini. Allora io credo che qualunque attività che noi abbiamo portato avanti, l'abbiamo portata con questo sentimento, il sentimento di essere vicino ai cittadini, di cercare di rendere la vita più semplice, più sicura, di applicare quello che è un concetto di sicurezza, che io dico sempre, nel tempo anche il concetto di sicurezza ha avuto una modificazione, perché tutto si modifica col tempo. E allora la sicurezza è una precondizione della vita sociale, quindi quando si parla, e sento dire spesso, bisogna reprimere, reprimere, ma quando si arriva alla repressione, guardate, è un fallimento delle politiche, dell'amministrazione e dello Stato civile, perché bisogna operare come prevenzione. La repressione certo ci deve essere, ma dopo aver fatto tutto il possibile. E questo cosa vuol dire? Vuol dire un impegno non soltanto delle forze di polizia, un impegno delle istituzioni, ma un impegno totalizzante da parte di tutti, della collettività, perché ognuno di noi dovrebbe portare con sé quelli che sono i principi di legalità da insegnare ai più giovani. Ecco, la Federico II anche in questo evidentemente mi ha aiutato, perché mi ha reso forte, mi ha dato dei principi, dei metodi che poi mi hanno consentito di affrontare difficoltà, vi assicuro, tante, e non solo da ministro, ma nel corso della vita lavorativa. È ovvio, ognuno di noi si trova ad affrontare tante situazioni per cui tante volte non sai neanche qual è la decisione più giusta da prendere, eppure la devi prendere, eppure ti devi assumere la responsabilità. Quindi avere il senso di responsabilità, andare avanti secondo questi principi che non possono che essere il bene della collettività, il senso dello Stato, il senso delle istituzioni. Ecco, questo siamo noi come amministrazione, questi sono i principi che hanno sempre, diciamo, guidato la mia vita professionale e a maggior ragione oggi la mia vita come nell'ambito dell'amministrazione, al vertice dell'amministrazione come ministro dell'Interno.
Quindi ringrazio ancora il Rettore e tutti i presenti e credo che questa sia la testimonianza maggiore che io volevo lasciare oggi in questa giornata, per cui mi sento davvero onorata. Guardi Rettore, lei mi ha fatto commuovere oggi, perché ritornare qua dopo tanti anni, non lo voglio neanche dire, insomma io mi sono laureata nel 75, immaginate, però io venivo tutti i giorni, cioè io stavo a Napoli, quindi adesso usciamo da quello che è i dati, diciamo, più istituzionali, ma andiamo più sul personale. Io vivevo a Napoli perché ero prima in un collegio, poi stavo avevo preso un appartamento a via Cisterna dell'Olio, quindi qua vicino più o meno. E io Napoli è una di quelle città che ho amato, che amo moltissimo, e quindi i 4 anni io li ho fatto venendo tutti i giorni alle lezioni. Io ricordo ancora i miei professori, i miei colleghi con cui poi si creava un rapporto di amicizia. Il lockdown, ecco, ne parlavamo prima con il Rettore, questo vi ha tolto purtroppo. La pandemia è una cosa diciamo eccezionale che abbiamo vissuto tutti, però ha tolto quella quotidianità nell'incontrarsi, nel socializzarsi, nel scambiarsi le idee, di scambiarsi, anche confrontarsi su tante questioni. Ecco, io ritengo che sia fondamentale ritornare a quella che era l'università, punto di aggregazione, punto davvero dove i colleghi possono ritrovarsi e confrontarsi con gli altri, perché questa è la lezione di vita che dà anche l'università. Quindi io spero che quanto prima si riprenderà anche gli esami in presenza, anche quello stato d'animo di ansia, di agitazione per gli esami. Guardate, anche quello fa crescere. Se fare un esame dietro un computer non è la stessa cosa. E poi che cosa vuol dire questo? Sarà più facile, perché evidentemente dietro il computer è tutto abbastanza più schermato, però diciamo anche che il fatto di affrontare sono prove di vita, e la prova di un esame universitario, dell'esame di laurea, sono quelle prove della vita che poi ti consentono di andare sempre più avanti, fare altre prove sempre più impegnative, fino a quando poi si arriverà, ognuno di voi, vi auguro di raggiungere tutti i risultati che voi desiderate, e certamente seguendo questa linea, ma ne sono certa, e sarete anche voi felici di essere usciti dalla Università Federico II, come lo sono felice io oggi, e chissà che quanti di voi verranno su questo leggio a ringraziare per aver avuto un riconoscimento così ambito e così prezioso. Grazie ancora. No, un attimo, che c'è una domanda, però, perché c'è una domanda della studentessa. Gli esami non finiscono mai, No, c'è la domanda quella per prendere il trentellode, sai, come ci facevano. Quello l'avevo già preso. Quello l'avevo già preso. Prego. Alla luce della crisi pandemica e del conflitto in Ucraina, quali sono stati gli effetti sulle migrazioni e qual è stata l'azione del suo Ministero nella gestione di questi fenomeni? Allora, l'azione del Ministero è stata un'azione molto intensa, perché noi all'improvviso dal 24 di febbraio ci siamo trovati ad affrontare, oltre il periodo di 2 anni di pandemia, ci siamo trovati ad affrontare anche una guerra alle porte dell'Europa. Innanzitutto devo dire che appena avvenuto, dopo 3-4 giorni, c'è stata una domenica pomeriggio, io sono andata a Bruxelles perché c'è stato un consiglio straordinario dei ministri dell'interno, e in quell'occasione è stata tirata fuori da un cassetto quella che era una direttiva europea del 2001 mai applicata, e la prima volta è stato dato il via libera alla protezione internazionale nei confronti degli ucraini che uscivano dai loro territori. Lì per lì ci dissero immediatamente: guardate che parliamo di
8 milioni di persone che usciranno da quel paese, e ovviamente ripartiti su tutti i territori europei. Allora là abbiamo compreso che grande sarebbe stato l'impegno, e allora è stata istituita la, diciamo, come punto di riferimento la protezione civile. Abbiamo istituito noi nell'ambito del Ministero dell'Interno anche la figura del commissario per i minori, perché a un certo punto i numeri erano tali che c'era bisogno di un commissario che potesse gestire figure come i minori, per non metterli a rischio nei nostri territori di tratte, quindi da avere una situazione ben chiara di dove stavano e dove, perché c'erano anche una normativa diversa, in quanto quando arrivavano i minori in Italia, mentre in Ucraina potevano stare con i nonni senza bisogno di un atto da parte del tribunale, da noi no, se arrivavano con i nonni o con degli zii, per noi non era il tutore, bisognava che ci fosse un atto del magistrato. E quindi abbiamo cercato di mettere a regime una situazione complicata perché fosse tutto nella regola. Poi devo dire che in accoglienza sono entrati non moltissimi, perché su 133.000 che sono arrivati, la maggior parte sono nelle case con parenti, amici, perché non dimentichiamo che l'Italia ha una delle comunità più grandi di Ucraina, di ucraini, circa 250.000, quindi quello ha aiutato tanto, tant'è che poi il governo è intervenuto anche con risorse per ristorare chi prendeva a casa persone che davano alloggio, vitto e quant'altro. Abbiamo non soltanto l'Ucraina, abbiamo anche quelli che sono i migranti che arrivano via mare, e anche lì il fronte del Mediterraneo è un fronte caldo, perché qua non è che arrivano perché vogliono fare un viaggio di piacere, arrivano perché bisogna ricordarci di una situazione geopolitica difficile che sta in Tunisia, sta in Libia, dove attualmente ci sono due governi, quindi non si sa il nostro riferimento chi è. In Tunisia pensate che il Parlamento da anno e mezzo praticamente non funziona, quindi è una situazione geopolitica complicata. A questo si unisce, allora se andiamo ritornando all'Ucraina, ci sta questa la via del grano che non riesce a essere sbloccata nel Mar Nero, perché là si tratta di sminare una parte di Mar Nero, quindi i problemi si porranno. Però quello che ci tengo a dire è che noi abbiamo approvato nel Consiglio europeo del 10 di giugno una dichiarazione politica importantissima, direi storica, davvero storica, durante la presidenza francese, tant'è vero che il presidente Macron è uscito con delle dichiarazioni davvero importanti, e il ministro francese ha ringraziato noi italiani per aver dato quella spinta necessaria ad approvare questa dichiarazione che consente per la prima volta di superare un poco l'accordo di Dublino, perché parliamo di ricollocazione di migranti in altri paesi. Adesso verrà fatta una piattaforma informatica, quanto prima, dove ogni paese metterà le proprie quote. Chi non metterà, già di paesi, già 15-16 hanno dato disponibilità. In questa piattaforma diranno quante persone potranno venire. Chi non parteciperà, abbiamo già avuto là delle risposte negative dai paesi Visegrad, dall'Austria, e allora quelli avranno delle misure compensative da poter mettere.
Allora, questo è l'accordo di Malta, il tanto che tutti hanno detto che non aveva funzionato, invece per quei mesi che ha funzionato aveva dato anche ottimi risultati, ma l'accordo di Malta era comunque un accordo che un po' alla volta cercava di smantellare quello che era una linea che i paesi, che il problema era dell'Italia, della Spagna, della e gli altri non avevano nessun tipo di responsabilità. Noi abbiamo portato avanti il principio della responsabilità, sì, ma della solidarietà, di lavorare insieme, ed è stata dura perché abbiamo fatto tanti consigli europei e ogni volta c'era qualcosa, non siamo mai riusciti ad arrivare. Quindi aver avuto la forza come paese di giungere, ovviamente la forza che cos'è? È anche quella che fa sì che tutte le riunioni tecniche, riunioni dove si vedevano veramente i singoli punti, e riuscire a portare gli altri paesi a questa condivisione vuol dire che il nostro metodo, un metodo che non ha lasciato tregua, poi ha dato ragione. E quindi quello di Malta era un accordo riferito a 4 paesi, qua siamo nell'ambito del Consiglio europeo, dichiarazione politica, quindi credo che quello sia stato un grandissimo successo. Leggiamo, allora conferiamo alla dottoressa Luciana Lamorgese per i suoi meriti nell'ambito della giurisprudenza il titolo di laureata illustre. Complimenti. E c'è anche il sigillo. C'è anche il sigillo. Laureata. Invece c'è il sigillo dell'Ateneo. Questo quando ti sei laureata non c'è.